Gentilissimi, bentrovati dopo la pausa del fine settimana. Le principali piazze europee proseguono incerte e chiudono sottotono in questa prima seduta settimanale, quella di lunedì, ma va detto che la borsa di Francoforte è rimasta chiusa per festività. Il FTSE MIB chiude con un ribasso frazionale, come vedremo a breve, penalizzato dallo stacco del dividendo di 18 società comprendenti appunto il paniere dei 40 titoli del listino principale. Come vediamo, il FTSE MIB sul finale si conferma sui livelli di partenza, sotto ai 25.000, registrando un passivo dello 0,30%. Nonostante l'incertezza in Europa, gli indici di Wall Street si avviano in netto vantaggio. Infatti, alla chiusura dei listini, appunto, del vecchio continente, troviamo il Nasdaq in vetta con 1,5 punti di progresso, quindi sopra i 13.500, mentre il Dow Jones si sta aggiudicando più di 0,5 punto percentuale. Tornando a Milano, seduta da dimenticare per Italgas, oggi maglia nera visto che supera i 4 punti e mezzo. Di lì a poco troviamo Generali che registra un meno 4,30%. In difficoltà anche Unipol che si avvia sotto i 5 punti, minimi di inizio maggio, e intorno a questa soglia rimane per tutta la seduta anche se poi il risultato finale è un meno 3,25%. Mentre A2A e Inwit archiviano a ridosso dei 2 punti e mezzo di calo. Riescono invece a salvarsi dalle vendite alcuni bancari, come per esempio BPER, che si aggiudica la pole position del FTSE MIB superando il più 4% dopo lo stacco del dividendo. Avanzano anche Banco BPM e Banca Generali, che come vediamo chiudono appaiate a più 1,65. Segnaliamo poi Amplifon in continua crescita ormai da diverse sedute. Con il rally di oggi il titolo riconquista i massimi di metà febbraio. Acquisti poi anche su Poste Italiane, titolo che supera il punto e mezzo di progresso. Si mantiene forte anche la moneta unica sulle principali divise mondiali, a partire dal cambio che vede protagonista appunto l'euro con il biglietto verde. Infatti l'incrocio euro-dollaro si trova ancora sopra quota 1,22 e sta viaggiando con un rialzo frazionale in questo momento del più 0,22%. Favorevoli però anche gli altri cross, come per esempio quelli con la sterlina inglese e lo yen giapponese. Ed ora la parola passa al trader Pietro Riglia che ci dirà meglio cosa sta succedendo a Piazza Affari. Salve a tutti, oggi con me Pietro Riglia, trader indipendente, nonché autore del blog Un occhio sui mercati azionari. E con lui, come ogni lunedì, daremo uno sguardo ai mercati. Appunto, lascio a te la parola ai grafici. Buongiorno, buongiorno Rossana, buongiorno a tutti. Il nostro classico appuntamento è lunedì mattina. Mercati che riaprono la nuova settimana all'insegna della cautela. Ricordo che veniamo da una settimana e nel frattempo apriamo velocemente i nostri monitor. Veniamo da una settimana all'insegna, possiamo dire, dei mercati in ordine sparso, perché l'Europa ha chiuso in rialzo, mentre Wall Street ha chiuso all'interno di una fase di debolezza. Questo perché? Perché per la prima volta nella giornata di mercoledì sera, nelle sue minute, la Federal Reserve ci ha comunicato, ha detto che alcuni membri iniziano a parlare di un possibile tapering, ovvero il rientro della liquidità, di quell'immensa liquidità messa sui mercati durante gli ultimi anni, in particolar modo nel 2020. E quindi in questo contesto credo che i prossimi dati macro saranno importanti appunto per capire l'evoluzione della Federal Reserve e il focus rimane anche verso il Covid, anche se ormai gran parte dei paesi si sta avviando verso un'importante riapertura in scia alle campagne di vaccinazione. Per quanto riguarda il nostro indice principale, oggi è il Dividend Day, c'è lo stacco di dividendi per tantissime società che hanno un impatto sul FTSE MIB dello 0,94%. Nonostante questo, parte di questa perdita è stata riassorbita nella prima parte della giornata. Prezzi che viaggiano sempre in area 24.900 punti a leggermente sotto le importanti resistenze, ormai più volte ne abbiamo parlato insieme a te, la soglia dei 25.000 punti che sono i top degli ultimi anni, oltre i quali sembrerebbero spazi ambiziosi al rialzo per il nostro mercato. Al ribasso segnali di debolezza li avremmo solamente sotto la soglia dei 24.000 punti. Per quanto riguarda
I titoli che potrebbero essere interessanti per le prossime giornate, innanzitutto partirei da un titolo che abbiamo segnalato la settimana scorsa, ovvero il titolo Campari, pochi istanti che si apre appunto il grafico, e titolo che dopo aver testato i primi importanti supporti posti a 9,90 10 euro ha innescato un'importante ripresa del suo trend rialzista, e con conferme oltre alle 10,50 noi avremmo un segnale importante, un segnale di forza che aprirebbe target ambiziosi verso area 11 euro in primis e a seguire area 11,50. Poi abbiamo il titolo Mediaset, qui siamo tra le mid cap, un titolo che è all'interno di un trend rialzista, prezzi che durante le ultime giornate stanno consolidando sotto le prime importanti resistenze 2,90. Oltre 2,90 in questo caso, anche qui si avrebbe un segnale di forza, sono i top degli ultimi, degli, praticamente annuali, sopra i quali avremo un primo target, un veloce primo target rialzista, area 3/3,05 e a seguire i top del 2018, ovvero area 3,50. Ed infine, per ritornare sempre tra le Blue Chip 40, un mio vecchio cavallo di battaglia che settimana scorsa aveva leggermente corretto, ovvero il Banco BPM, oggi ritorna nuovamente ad essere impostato al rialzo, ma io ancora una volta lo segnalo in caso di fasi di correzione di breve, e quindi correzioni di breve che possono portare i prezzi in direzione di area 2,55-2,60 sono occasioni importanti delle buy opportunity con primi target posti sulla soglia dei 3 euro. Ricordiamocelo, un titolo bancario che potrebbe giocare un ruolo importante nella stagione di merger acquisition. Quindi questi, in poche battute, i tre titoli interessanti e poi la view sul nostro indice principale. Perfetto Pietro, ti ringrazio per le informazioni. Con te come sempre rimando l'appuntamento lunedì prossimo. A te Rossana, buona giornata, buon trading a tutti, ciao. Grazie Pietro e grazie Rossana. Si chiude così questo contributo, l'edizione di oggi. Non mi resta che augurarvi una buona serata e arrivederci a domani.